Buongiorno e buon inizio settimana. Ci siete? Siete pronte? State facendo il pranzo? Aspetto qualche secondo perché vi così vi colleghiate tutti e lo so che siete lì pronte a correre. Dice no, devo mangiare, far tutto. E quindi vi lascio qualche secondo per prima di iniziare con quello che è il racconto della protagonista di oggi. Così ve la presento. Allora, noi intanto iniziamo. Puntata numero 24. La 24esima storia che raccontiamo è quella di la protagonista di oggi, Federica. Ve la presento questa bella ragazza. Quindi, la conoscete già Federica, secondo me. Qui chi è nel gruppo già la conosce, ha già visto qualche post di Federica. Può essere. Può essere. Allora, ciao Può Federica, essere. ti ringrazio per la tua partecipazione innanzitutto per questo racconto. Ciao. Eccoci. Allora, eccoci adesso a raccontare come sta andando con Federica. Siamo lontane, non siamo in studio, quindi questa è No. veramente la prova costume di Sì, Federica. è vero, io sono in diretta dalla Sardegna. Esattamente. Quindi in questo In momento tutti i sensi. abbiamo fatto proprio la prova costume con Federica in questo momento. Esatto. Allora, quindi oggi raccontiamo come prima cosa vi presento quello che è stato il mio punto di vista del racconto di Federica. Allora, io ho conosciuto Federica, è passato un annetto, giusto Federica? Sì, un annetto e 2 mesi, sì, che ci siamo viste a maggio. A maggio dello scorso anno. Sì. Quindi che è arrivata da me e dice: no, dottoressa, voglio fare questo. Va bene, bella carica determinata. Dice, quindi cosa c'è? Il problema è Federica che vuol fare troppe cose Tutte nell'interno, insieme. tutte insieme. Nel mezzo del percorso abbiamo infilato 2000 cose all'interno, che mi è arrivata Vero. tremata. Quindi, quello che viene la caratteristica di quando racconto la storia di Federica è: Federica è il tuttofare, faccio io, faccio io, faccio io, faccio io. Praticamente sì. E quella è la prima caratteristica che mi viene in mente quando penso a questa ragazza. Io faccio ogni volta, prima di raccontare la storia, penso, ma qual è l'aneddoto di Federica? Che mi arriva stremata dopo un certo punto. Ogni 8 mesi, sì, arriva il colpo di grazia. Esattamente, che ogni tanto mi arriva. Aspetti, ho un problema, sono un po' stanchina, ma non emotivamente, cioè, ma non fisicamente, è proprio carica dalle cose da dover fare. Quindi questo è il, mettiamo così, il riassunto del percorso che stiamo facendo con Federica e di quello che è un po' la descrizione di quello che mi rappresenta un po' quello che è la storia di Federica di quest'oggi. Quindi colei che ha tante cose da fare, ma tanto anche a livello emotivo che mi arriva quasi oberata, dice, oh mio Dio, devo incastrare tutte È cose. E vero. dopo con Federica c'era una cosa importante, siamo partiti proprio dalla base con Federica. Le Mangiamo verdure era la niente. sfida di Federica. Lo sono ancora, in parte, però stiamo migliorando. Stiamo migliorando. Abbiamo quasi vinto la sfida con Federica dal Quasi. punto di vista verdure. E anche il pesce, dottoressa. Esattamente. Infatti, sto dicendo il secondo era il pesce. Quindi, adesso, prima di. Questo è un po' un'introduzione di quello che è il percorso che abbiamo fatto questa ragazza. Adesso, se sarà lei a raccontare il motivo per il quale è venuta da me un anno e 2 mesi fa. Allora, io mi ricordo perfettamente che ero arrivata a un punto in cui non mi piacevo, al di là del fattore estetico, che quello può essere soggettivo o meno, era proprio il fatto che non riuscivo a mangiare bene, perché non ero capace ad abbinare i piatti. Insomma, meglio di me, dottoressa, che ci siamo ancora, dobbiamo ancora lavorare su questa parte, però diciamo che siamo migliorate. Quindi ogni volta che provavo a mangiare bene per perdere qualche chilo, facevo l'esatto contrario, continuavo a prenderne. Quindi questo è uno dei motivi che mi ha spinto a venire da lei, ma Ok, tramite un post che avevo visto tramite un post, Facebook. cosa c'era scritto in quel post, Federica? E la mia amica Federica, che tra l'altro è una sua paziente, aveva messo una bella foto del prima e dopo, ringraziando lei nella recensione, e così l'ho scritto, ho avuto il coraggio, ho detto perché non chiedo anch'io aiuto, visto che da sola non posso farcela, e così ho fatto.
Quindi hai visto qualcuno che già conoscevi, che ce l'ha fatta, e dici allora ce la posso fare anch'io. Esatto, e lei mi ha spinto e mi ha spronato, vai che te lo troverai bene. E così ho iniziato il percorso. E così, Federica è arrivata a me per quanto riguarda la prima visita. Era il... Avevi dei dubbi prima di fare l'incontro con me? Quali erano i tuoi dubbi, Federica? La mia paura, io non sono mai andata da un nutrizionista, comunque da qualcuno di esperto, perché non mangiando pesce e non avendo un buon approccio con le verdure, la mia paura era, ecco, mi riempono solo di quello, quindi io non ce la posso fare, e in partenza già ci rinunciavo e quindi non avevo il coraggio. Questo era il mio dubbio, non il fatto di non perdere peso, di non essere in grado, ma di non avere magari un piano alimentare adatto a me. Quella era la mia paura. O il fatto che magari molti iniziano a toglierti tutto, tipo pasta, tutte queste cose qua, ho detto mi trovo a non mangiare niente e così perdo i chili, però poi dopo non imparo, cioè sono punta capo, e quindi non mi sono mai, diciamo, mossa verso questo mondo. Ok, però quindi l'aver visto la differenza di una persona che ti ha raccontato, comunque visto la differenza fisica, ma ti ha detto anche non ti preoccupare, io mangio. Esatto. Sì, lei mi ha rassicurata su tutto, fa vai, è bravissima, e poi mi ricordo anche di questa frase, non ti preoccupare perché la dottoressa fa anche un po' da psicologa a livello emotivo, ti aiuterà tanto. E quindi questa cosa mi ha colpito parecchio, devo dire che effettivamente è così. Abbiamo lavorato tanto sull'emotività di Federica, sì. Prima infatti quelle cose che dovevamo incassare era pure tutta la parte emotiva, che Federica è molto emotiva. Quindi. E quindi questi sono stati... il dubbio prima di incontrare me, i dubbi che avevi. E quando sì, ci siamo incontrati... terrorizzata, infatti. Esattamente, infatti, quando ci siamo incontrati, Federica. Poi, tanto riguardo la foto che mi ha fatto prima di iniziare, ero tipo una sentinella imparata lì, e dico, ah, che poi io di solito sono molto estroversa, però quando di fronte a una figura come lei, che, ma non che autoritaria, però che sai che, ma non è anche che giudica, però ti aiuta e ti fa vedere tutti gli errori che fai, non è facile. Però secondo me serve. Sì, me la ricordo. In effetti un po' terrorizzata era Federica quando l'ho vista la prima. Non parlava così tanto. No. Poi si vede dagli occhi io quando sono terrorizzata. Ecco un po' come... Già vi vedo in sala d'attesa. Quando arrivate da me così. Poi dopo tiriamo un sospiro di sollievo. Dopodiché durante la visita gradualmente è cambiato l'approccio. Sì, esatto. Quando ho capito che prima o poi avremmo introdotto le verdure, però ovviamente siamo e il pesce non ne parliamo. Una volta a settimana io. Proviamo. Abbiamo provato a rinfilare e qualcosa ce l'abbiamo fatta. Sì. Sì. Ha fatto amicizia con algo, ha scoperto degli alimenti che non ha mai preso in considerazione prima, Federica. Esatto. Anche le verdure crude, qualcosina. Proprio poco, però è cambiato. Però... è cambiato il tuo approccio. Sì, e cosa ti ha convinto durante l'iter del percorso? Il fatto che tu dicevi sì, ti sei resa conto che stai facendo il percorso che ti portava a quello che era il tuo obiettivo? Quello che mi ha fatto, diciamo, piacere, rendermi conto che stavo facendo la cosa giusta, non è tanto il peso, perché onestamente io a casa non mi peso mai, e questo lei lo sa, che non so nemmeno se ho la bilancia o meno, quindi non è un fattore di peso, di numero che uno legge sulla bilancia. È proprio stato il fattore che stavo meglio, quindi a livello di stomaco, avevo un sacco di disturbi alimentari, mi ricordo che gliene avevo parlato, ma anche ero più carica di energia, tralasciando il periodo del Nutrimonium, perché quello mi è rimasto molto impresso. Però diciamo che a livello di sia fisico che mentale stavo meglio, quindi riuscivo a dormire, non mi svegliavo più durante la notte alle 2 o alle 3, o con la fame o con il mal di stomaco, perché non bevevo, soprattutto che bevevo la sera, quindi andavo a letto col mal di stomaco, non riuscivo a dormire perché avevo la nausea e così via. Quindi erano tanti fastidi che avevi all'inizio, mi ricordo. Sì, è proprio il benessere, cioè l'alimentazione che abbiamo introdotto insieme non è una dieta, perché alla fine sto proprio imparando a mangiare, questo che ho fatto con lei, imparare ad abbinare i piatti, l'abbiamo visto anche l'ultima volta, mi ricordo. Abbiamo fatto proprio il disegnino, sì, per capire come mettere insieme i piatti. È proprio lo stare bene fisicamente, quindi poi ovvio che una sana alimentazione ti porta anche a una perdita di peso, quindi a vederti meglio davanti allo specchio, però secondo me non è quello che mi ha portato a fare ciò, è proprio un bisogno interiore di star bene.
Sì, perché mi ricordo, in effetti mi diceva spesso, anche durante, sì, ovviamente quelli che sono i suoi fastidi digestivi, da subito mi ricordo avevi già notato le differenze. Sì, dalla prima settimana quasi, perché poi era all'epoca vivevo da sola, quindi facevo tutto io e dovevo impormi per forza di cucinare e mangiare bene, perché non è che potevo sempre sgarrare, anche se dobbiamo lavorare su questo, dottoressa. Però sì, stai bene sia a livello fisico che a livello mentale poi. Ma proprio il piacere di arrivare la sera e non avere la pancia gonfia, il mal di stomaco, oppure ho sete, bevo mezzo litro di acqua la sera, durante il giorno la dimentico lì perché non c'è tempo di bere. Bravissima. Non c'è tempo. Ecco, la frenesia del quale ne parlavo prima è proprio legata a questo. Perché è venuta da me... Ma io non c'ho tempo per fare queste cose. Anche quella era la mia paura, non aver tempo per seguire, ma neanche poi una dieta, però per mangiare bene, perché avevo paura di non poter cucinare, non essere mai a casa, perché io poi praticamente vivo fuori casa e vado solo per dormire. Quindi l'organizzazione anche della spesa, anche quello ci stiamo lavorando ancora. Però abbiamo portato a casa dei risultati, ottimi risultati. Bravissima, era la parte principale, l'aspetto mentale di non aver tempo per te, per riuscire ad incastrare. Sì. Questo è stato il primo aspetto principale che abbiamo superato. Mi ricordo anche, diciamo, mettiti un po' al primo posto, Federica, perché devi essere tu la tua priorità e poi gli altri. E io ogni volta, ma no, non posso, proprio quello, dedicando sempre tempo agli altri, senza mai dire no. Poi alla fine, piano piano, ho capito qual era il problema e ci abbiamo lavorato insieme, perché anche questo che abbiamo fatto. E quello che abbiamo fatto, abbiamo lavorato in fondo sulle abitudini, siamo andati alla radice del problema. Non era in sé per sé quello che mangiava Federica che l'aveva portato a un aumento di peso, ma il fatto che gradualmente tutte quello che erano una serie di abitudini erano passate nel dimenticatoio, erano passate in secondo piano. Sì, è vero. Ogni tanto capita ancora, perché abbiamo avuto degli alti, dei bassi, quando poi arriviamo lì, Federica ce l'ha fatta e torniamo come prima, e su questo dobbiamo ancora lavorare, perché me ne rendo conto, però sono comunque soddisfatta che ho iniziato a mangiare qualcosina in più, non solito la carne, le patatine, la pasta, ecco, perché questo era il mio schema alimentare. E infatti ti stavo dicendo, raccontaci quelli che erano gli alimenti proprio esattamente che erano la tua base. Pasta praticamente, non dico due volte al giorno, ma quasi. Carne molto semplice, impanata o piuttosto che alla piastra, comunque piatti molto molto semplici. Poi vabbè, le classiche lasagne, pizza, cioè il mio pranzo era proprio quello che c'è, mangio. La frutta tanto quanto, più in estate che in inverno. La verdura, quella proprio, se è passata come me la faceva mamma, sì, se no no. E sì, mangiavo relativamente magari tante cose, ma nulla di... ma non neanche di sano, perché poi non è che mangiavo tanta roba fritta o magari i pasti del McDonald's, quelle cose lì. Però mangiavo male, perché non abbinavo i piatti, magari mangiavo troppi carboidrati, tanto pane, tanta pizza, e dimenticandomi che ci sono anche altri cibi che si possono mangiare, sapendoli cucinare, abbinandoli sempre a quelle due o tre cose che mi piacciono, comunque ho iniziato ad assaggiare più cose. Sapendoli cucina, perché abbiamo lavorato anche sulla cucina con Federica. Su tutto. Sul fatto dell'alimentazione, del cucinare, abbiamo lavorato tanto in quest'anno. Mi ricordo che prima di venire da lei ero a Roma. Ho detto, ma sì, tanto io domani, era il 24 maggio, era un lunedì se non ricordo male quando sono venuta da lei, o martedì, comunque qualcosa del genere. Ho detto, sono a Roma, mangio tutto quello che posso, infatti ho fatto 3 giorni un piccolo maialino, carbonara, di tutto di più, tanto poi domani inizio, così ho fatto. E quindi mi ricordo ancora di questa cosa, e lì ovviamente verdura, altre cose no, solo pasta ho mangiato in quei 3 giorni, e mi ricordo perfettamente come ero prima e come adesso. E come adesso? Quindi anche all'interno, adesso come dicevamo prima, lei è in vacanza, ma le tue scelte sono cambiate rispetto a quello che avresti scelto, rispetto a quella vacanza a Roma. Esatto, anche adesso che ho fatto dei giorni in montagna, non ho, vabbè, qualche sgarro l'ho fatto, perché io sono fatta, cioè lo so, non posso dirle no, ho fatto tutto giusto, perché tanto lei mi conosce, però io vado in montagna, cosa che prima non avrei mai fatto, avrei fatto un petto di pasta veloce, l'altra volta ho preparato le verdure con il riso venere, ci ho messo mezz'ora, fatto per me, per il mio compagno, a posto. Ho mangiato frutta. Ho comprato anche la verdura al mercato, dottoressa.
Esatto, la guarda domenica. Quanti passi in avanti che fa Federica. Ecco perché il nostro traguardo domenica è quello. In montagna sono andata al mercato a comprare la frutta e la verdura. Chi l'avrebbe mai detto? Non lo so, però ho fatto anche questo in montagna. Esattamente, sono anche piccole cose, ma sono queste che fanno la differenza tra un'educazione alimentare e una dieta. Perché nell'educazione alimentare tu gradualmente stai facendo diventare un'abitudine così tanto che vai e ti cerchi le verdure anche in montagna. Chi l'avrebbe mai detto, Federica, prima? Pazzesco, pazzesco. Allora, andiamo a vedere adesso la parte. Tu avevi fatto già degli altri percorsi prima di me, Federico, avevi provato delle altre soluzioni veloci. Esatto, io avevo provato, praticamente ero iscritta in palestra alla Virgin e c'era una personal trainer che mi seguiva. Questa ragazza mi aveva anche dato un piano alimentare da seguire, molto diverso da quello che mi ha dato lei, nel senso lì secondo me era proprio improntato sulla classica dieta, perdi questi chili, poi dopo non si sa cosa fai, come continui, se li tieni o li riprendi, non si sa. E mi ero trovata, allora, all'inizio bene, perché ovviamente quando inizi a togliere i piatti, come la pasta, piuttosto che qualsiasi altra cosa simile, ovvio che il peso si perde subito. Però poi avevo mollato perché secondo me non era la cosa adatta a me, perché come dicevo alla fine, una volta che avevo interrotto la palestra perché avevo dovuto fare un intervento, quindi... Ah no, scusa, c'è il mio compagno per quello, ho sentito un rumore, tutto a posto. Tutto ok. Il bello della diretta è anche quello. Ciao! C'è lui e il cane in camera, scusate. Vai tranquilla, Federica. E dicevo appunto, non mi aveva seguito come sta facendo lei, quindi lei, la ragazza che mi dice, non mi insegnava a mangiare, semplicemente mi ha detto per pranzo c'è quello, quello e quello, cena, cucini quello, quello e quello, spuntino, così via. Quindi non è lo stesso percorso che ho fatto con lei. Poi io altre esperienze non ho mai approcciate, perché la mia paura era quella delle verdure e del pesce, vedendo e sapendo un po' quello che ti danno i dottori, dicono no, devi mangiare questo e questo, quindi spaventata, terrorizzata, ho detto sai che c'è, non vado più da nessuna parte, finché non ho visto quel famoso post. Quindi quello mi ha dato una grossa aiuto. È anche vero che il pesce non l'ha assaggiato volontariamente, involontariamente, senza la mia volontà l'ha assaggiato la prima volta il pesce. Sì. Quindi è arrivata da me a dirmi, dottoressa, ho assaggiato questo, quindi possiamo prenderlo in considerazione. Esatto, ed era il tonno, però mi ricordo ancora che una volta che ho detto il tonno, ho detto solo il tonno, dottoressa, pesce spada, tutto il resto no. E io mi ricordo, ma come, il pesce spada che è più leggero del tonno, non lo vuoi assaggiare? E io ho detto no, quello non lo assaggio, basta. E quello non lo assaggio. E invece poi il mio compagno, che lui cucina a casa ovviamente, mi aveva preparato, mi ricordo, il pesce spada nella friggitrice ad aria, però tipo impanato con del prezzemolo tritato, qualcosa così, mi fa assaggialo, al massimo se proprio non ti piace lo mangio io, e invece me l'ero mangiato tutto. Quindi tonno e pesce spada l'abbiamo introdotti. E così abbiamo introdotto gradualmente, lei è semplicemente cambiato il suo approccio, mentre prima ha detto no, è arrivata lei da me a propormi, guardi che questi due li riesco a mangiare. Esatto. Sì. Gamberetti, cozzi, quelle cose lì no, altri pesci ci stiamo ancora a lavorare un po', però questi due è già un passo avanti. E la stessa cosa è venuta fuori con le verdure, è venuta da me e ha detto guardi che io ho assaggiato questo, ho capito che se la faccio così riesco a mangiarla. Anche l'ultima volta l'insalata, che è il songino, ho scoperto chiamarsi così, buono, se abbinato, come dico io, ovviamente. Però sono contenta di essere riuscita a introdurre anche quello. Come quindi, le carote. Esattamente. Non è che io ho costretto Federica a mangiare, è che lei ha capito che quelle cose le servivano. Esatto. E inconsciamente è arrivata lei da me a dirmi, io ho assaggiato questo, io ho trovato la soluzione per mangiare questa verdura. Esatto. Io ho trovato la soluzione. Io mi ricordo sempre in una delle tante visite che abbiamo fatto insieme, ho detto, perché non provi ad abbinare il piatto della verdura fredda alla verdura calda che ti piace? Ma io, ma no, tanto non mi piace, non lo faccio, lasciamo stare. No, alla fine l'ho fatto poi da sola. Devo dire che tutto sommato male non è. Perché poi le verdure crude. Tu non eri... Esattamente, non eri ferma sull'idea ho un problema, ma sei tu che gradualmente questo problema, insieme abbiamo trovato la soluzione per risolverlo. Esatto. È questo che ha fatto la differenza. Sì. Devo dire buona parte grazie anche a lei, comunque. Perché sì, da se sola... Se tu avessi assaggiato il pesce spada, io non l'avrei mai... Ah, no,
Però secondo me forse anche un po' di timore cioè il fatto che vai a fare la visita e tutto, sai che devi affrontare un percorso, secondo me da solo superi l'ostacolo, cioè trovi il modo per, perché poi mi ero stufata della carne, e quello mi ricordo, e mi ha detto il tuo corpo ha bisogno di altro, e io così ho fatto. Buongiorno Cristina, salutiamo nel frattempo Cristina e Dora che ci stanno salutando, e anche Nunzio. Ciao a tutti. Allora, quindi il suo corpo aveva bisogno di altro inconsciamente, gradualmente, buongiorno Evelina. E quindi inconsciamente, gradualmente, è venuto fuori, sono cambiate le sue scelte, è cambiato il percorso. Quindi, quali sono i momenti, prima ne abbiamo un po' accennato, l'ha detto Federica, che ha fatto un po' degli alti e bassi. Quali sono stati i tuoi momenti difficili, Federica, all'interno del percorso? Allora, all'inizio mi ricordo bere tant'acqua. Quello era un gradino che non riuscivamo a superare. Mi ricordo perché poi continuavo a dire sì, bevo, ma tanto il risultato era tutt'altro. Ma non ho mai avuto l'abitudine di bere tanto durante l'arco della giornata, sicché bevevo sempre la sera con un relativo mal di stomaco prima di andare a dormire. Mi ricordo che per aiutarmi mi aveva dato la betulla, fantastico quel prodottino lì, ormai con i integratori io vado da quel d'accordo. E poi, il fattore che avendo una vita sempre piena di impegni per il lavoro che faccio, allora giustamente ho sempre passato l'alimentazione in secondo piano, quindi magari io tendo a seguire le prime settimane, perché così ho fatto, tutto il piano alimentare, comunque quello che devo mangiare, concedo sempre qualche sgarro perché è inutile che lo nascondo, però alle volte quando vedo che poi ottengo il risultato mi rilasso. E così sto facendo di nuovo, quindi adesso basta. Il problema di Federica è che Federica ha raggiunto l'obiettivo 3 volte, giusto? Sì, l'abbiamo 3 volte, e poi è andato bene. Però i famosi pantaloni che prima non salivano più, adesso non stanno bene, però salgono. Quindi nelle differenze tra gli alti e bassi, quindi si dice sta raccontando che ha avuto un alto e basso. Sì, ne ho sempre alti e bassi, anche quella volta che abbiamo dovuto spostare l'appuntamento perché non mi ricordo cosa era successo, e ho detto ma sì, non c'è problema. Ero entrata in crisi totale settembre dell'anno scorso, quest'anno di nuovo, prima di partire per le vacanze ci siamo visti. Sì, esatto. Quindi praticamente a cosa serve il mio controllo, Federica, tutte le volte che ci vediamo? A rimettermi in pista, dottoressa. Perché io poi, sì, è vero, è così. Mi lascio andare perché raggiungo l'obiettivo, magari le persone intorno a me dicono ma come stai bene, sei troppo magra, eh? Allora magari sai, ti fa venire qualche paranoia, era tutto il lavoro che hai fatto fino adesso, perché ovviamente non è che dall'oggi al domani uno si mette in forma. Cosa faccio? Mi lascio prendere e riprendo le cattive abitudini che poi portano al peso, ma non è che io guardo il ovviamente mio peso. Non è che riprendi 10 kg, aspetta. No, assolutamente, sono 1-2 kg, forse 3. Esattamente, quando dici gli alti bassi, sono quell'uno o 2 kg che si gioca, Federica, di tanto in tanto. Non penso, ma poi nel giro di 15 giorni? Sì, che dopo li riperde. Adesso abbiamo capito che non è la bilancia, quindi la sua unità di misura è quel pantalone del quale parlava prima, che deve riuscire ad indossare tutto il mese, ed entra quasi. Ce l'abbiamo fatta. Allora, sta un po' tirato, però almeno è salito. Alla pancia ci è arrivato. Ok, quindi visto... Quindi sono soddisfatta. Per questo facciamo l'intervista oggi, perché sappiamo che il pantalone rosso durante il periodo delle vacanze, perché sì, tu sei in vacanza, il pantalone va io su. Io sono in vacanza, sì. E questo sono andata anche a camminare in montagna. Quindi la nostra sfida, la sfida che è con Federica, non è con lei che dice no vabbè tanto ci penso a settembre, avrebbe potuto dirlo ma in altri perché a settembre abbiamo un altro controllo, non posso pensarci a settembre. Allora, e qualcuno scrive, Cristina scrive, esatto, non nascondere lo sgarro, ho sgarrato ma i risultati ci sono, non vedo l'ora di fare il controllo. No, io sgarro. C'è sempre un pantalone per noi donne, bravissima. Allora, esatto. Questa è la prova, lo pubblichiamo anche in modo da vedere il post di Cristina. Che si raggiunge, non lo diciamo a tutti, però anche sgarrando si possono raggiungere gli obiettivi. È vero, confermo perché ecco, il mio problema principale è il bere, che poi mangiassi tanto quanto, il mio problema è... Non parla di acqua.
No, non parla di acqua. Io, perché con l'acqua abbiamo raggiunto l'obiettivo. Esatto. Gli aperitivi che sono. Però abbiamo capito come funziona il nostro organismo. Quando Federica beve, non acqua, nel smaltirla, e quindi ci stiamo limitando anche a quello. Per esempio, ieri sono andati al bar della piscina. Cosa ho preso? Acqua. Il mio compagno il cocktail. E io acqua. Se no non lo digerisco. Buongiorno, qualcosa, acqua. Quindi la differenza è che adesso Federica ha capito come fare gli extra, è quello il problema. Sembra una pubblicità. Federica beve responsabilmente. Esattamente, ha capito come fare gli extra, gli aperitivi, quindi riesce a fare gli aperitivi. Ma non è l'unica, perché come ha detto prima, anche Cristina quest'estate ha sgarrato, come si suol dire, ha fatto degli extra, ma ha capito come bilanciarli. E comunque sui pantaloncini le sono entrati. Quindi va bene. Quindi va bene, esattamente. Quindi, partendo dai momenti difficili, che sono pronto sponsor, fondamentalmente quelli del quale abbiamo raccontato, adesso andiamo, quindi in parte l'abbiamo detto, qual è il momento positivo, Federica, quello che abbiamo vissuto insieme, il momento in cui hai detto wow. Esatto, poi io ripeto, quando mi guardo allo specchio ormai vedo se ho ottenuto qualche risultato oppure no, questo è il mio metro di misura, ma insieme ai miei vestiti. E io mi ricordo la prima volta che ho ottenuto proprio il risultato, che sono andata da lei e ho detto: dottoressa, ho indossato il pantalone taglia 42. Ma da quant'è che non lo indossavo io? 2018 forse? Esattamente, 2018. Ma la 42 l'abbiamo superata, perché quel pantalone che parla Federica non è 42. No, è un po' più piccolo. Un po' più piccolo, ecco perché abbiamo preso quello come unità di misura, perché il 42 è già fuori dall'armadio, l'abbiamo fatto fuori. Sì. Oh, adesso il 42 non dico che è tirato, però ci stiamo comunque di nuovo lavorando. Però è proprio il fattore del sentirsi bene, ma ripeto, il mio non è una cosa di peso, perché se uno si limita al peso non sai poi bene fisicamente, cioè io sono contenta dei risultati che ho ottenuto perché soprattutto ho imparato a mangiare bene, quindi quella è la cosa più bella, e il fattore proprio di abbinare i piatti, che cioè anche se io sono in vacanza non ho con me il mio menù, ho capito come devo dividere il mio piatto, quindi abbinare le proteine, i carboidrati, la parte grassa e tutto quanto, anche la colazione, cioè questi piccoli progressi che abbiamo fatto insieme. No, sono tanti progressi, Federica, guarda, non sono piccoli. Hai iniziato a bere. Io tendo a minimizzare. Esattamente, iniziato a bere. Hai introdotto il pesce nel frattempo. Considera, sì. Hai capito come gestire la tua alimentazione, hai capito come gestire gli sgarri, hai perso peso, perché in fondo noi, tu l'hai perso il peso, ne abbiamo persi anche tanti. Sì, è vero. Ok. Ho iniziato a fare un po' di attività fisica. Esattamente, e iniziate a cucinare, Federica, a fare la spesa, esatto. Come dire, pochi, fare la spesa al mercato, è cambiato completamente l'approccio di Federica, sì. Da quello rispetto alle patatine, esatto. Con l'hamburger o con la... sì, soprattutto, sì, soprattutto il lato mangiare, l'abbiamo migliorato tantissimo, tutte le abitudini, che poi non è che non bisogna sgarrare, perché, ripeto, io non lo nascondo, sgarro, non dico... una volta a settimana, ma quasi, soprattutto in vacanza o quando sono abbastanza stressata, però poi cerco sempre di recuperare. E lì forse ho fatto degli errori in passato, però adesso che ho capito bene come fare, sto imparando a gestirlo. Quindi benissimo. La parte principale, questo che ha detto Federica, è la parte più importante, perché non è tanto lo sgarro, ma come noi proviamo a recuperare lo sgarro, l'extra, perché delle volte facciamo più danno lì che nell'extra che abbiamo fatto. Eccomi, io per esempio salto i pasti, salto lo spuntino. Bravo, raccontalo, che questo salto è il periodo dove tutti fanno così, quindi raccontalo, Federico, come, cosa non bisogna fare. Esatto, allora come, allora io facevo così, quando sgarravo iniziavo a togliere quello che secondo me era in eccesso, quindi toglievo magari lo spuntino o addirittura la cena, perché sentendomi in colpa per l'aperitivo, che magari non è solo una questione di bere, ma anche cosa mangi all'aperitivo, perché mi ricordo che l'abbiamo affrontato nell'ultimo incontro, allora dico vabbè, sai che c'è, stasera salto la cena. Magari non avevo tempo di preparare il pranzo per il giorno dopo, così portavo il mio spuntino, pranzo mangiavo il mio solito pezzo di pizza. Poi non è quello, però poi non mangi pranzo oppure lo mangi male, salti di nuovo lo spuntino, sai, e a cena arrivavo e mangiavo tutto di più perché avevo fame, ma non mangiavo più la pasta perché poi mi sentivo in colpa e tutta una serie di cose. Mi ricordo che la dottoressa mi ha detto:
tu devi mangiare sano, però devi mangiare, perché se salti i pasti il tuo corpo poi non perde peso, anzi tutt'altro, continua ad aumentarlo. E io non capivo, perché com'è che se io salto i pasti prendo peso? Perché il corpo poi non fa il suo lavoro, sostanzialmente, è questo quello che ci siamo dette. E così sto facendo in montagna, ho fatto qualche sgarro, perché lo ammetto, siamo andati in giro, vai a fare la passeggiata, ti concedi l'aperitivo, però poi arrivavo a casa e mangiavo sano. Quindi perché non mangiavo la pasta la sera. Bravissima, che dopo aveva fame, Federica, e per compensare quella fame andava a cercare dell'altro, magari si ritrovava alle 2 ad aver fame di notte, anziché il pomeriggio. Sì, esatto. Sai, mi sono svegliata tantissime volte con la fame notturna e ho scoperto che anche lì, in base a l'ora che ti svegli, il tuo corpo ha una mancanza. E la prima volta che mi svegliavo, era tra le 2 e le 3, non mi ricordo, mi detto, guarda che devi mangiare tipo la verdura, come sempre. Sì, esattamente. Del genere, amaro forse, la rucola. Sì. Infatti ho detto, sai che ho mangiato la rucola nella pizza e mi è piaciuta? E per fare il tuo corpo la richiede. E così abbiamo cercato di introdurre anche tutti i pasti di nuovo dopo gli sgarri, perché non bisogna saltare. Non saltatelo. Non saltatelo, bravissimo. Nel frattempo c'è Cristina che conferma il fatto che dell'organizzazione degli extra, che è quella la parte principale, anche lei dice esatto, anche per lei è così, che ha capito come gestire gli extra. E dopo c'è Nunzio che vogliamo la tua storia, che dice... Mi state facendo morire di invidia con queste taglie. Nunzio, no. Da che ci arriviamo prima o poi? La 42 no, però anche prima o poi racconteremo anche la tua storia. Esatto, piano piano, non buttarsi giù. Esattamente, il racconto di Federica serve pure come, l'avete detto, l'ha appena detto Federica sì, non è stata lineare, cioè ha raggiunto l'obiettivo, dopodiché lì è stato il momento in cui lei è andata più in crisi, proprio quando ha visto che stava perdendo peso. Esatto. Proprio perché la gente diceva, ma come sei magra, sei troppo magra, mangia di più. Tu inconsciamente, anche se tendi ad allontanare i commenti che sono negativi in questo caso, cosa fai? Li assecondi e quindi inizi di nuovo a mangiare, a concederti, perché dici, tanto ho raggiunto l'obiettivo, anche se faccio quell'aperitivo in più, piuttosto che il dolce, io parlo di aperitivi perché è mia abitudine. Però poi cosa fai? Inizia a mangiare e poi ti rendi conto che stai sbagliando, allora lì cosa fai? Perdi il peso, rimettilo, rifà e tutto, e inizi di nuovo da capo, devi riprendere le tue abitudini. E io quello ho fatto. Io quello ho fatto, esattamente. Ecco, il problema è che tutte le volte, ma non è l'unica Federica, che tutte le volte che arrivi un momento in cui qualcuno ti dice oh mio Dio stai dimagrendo troppo, oh mio Dio cosa succede? Esatto. E inconsciamente... L'ha capito ormai Federica che inconsciamente le scatena un meccanismo che la porta a mangiare e quindi recuperare quei 2 chiletti. A rilassarmi. Okay, a rilassare. È quello. Ma quindi, sì, anche se oggi mangio quello, mangio l'altro, non succede nulla perché tanto ormai... E invece no. Mi sono fregata. Esattamente. E lo fa senza pesarsi, senza rendertene conto. Perché? Perché? Mettiamola così, qual è la differenza tra chi si pesa e chi non si pesa? Se Federica si pesasse tutto il tempo, le se ne renderebbe conto prima. Come hai fatto? Io mi ricordo ancora che quando sono arrivata da lei, la domanda, quanto pesi? E io, non lo so, dottoressa, quanto peso. Non lo so quanto peso. Ma non ti pesi a casa? Io, no, non ho neanche la bilancia. Esattamente, non è nemmeno la bilancia a casa, quindi questa è una cosa che delle volte sono io il contrario a dire non pesate, mentre Federica è arrivata che dice non ho nemmeno la bilancia. Ah, perfetto, così è un problema. Dica, ma almeno quanto sei alta lo sai io. Sì, quando sei... Quindi era la nostra unità di misura sul quale abbiamo lavorato con Federica. Ma come vedi, il racconto che sta facendo Federica è diverso da una persona che raccontò perso 10 kg, ne ho persi 15 o altro, perché lei si è resa conto durante il percorso delle cose che stava facendo, quindi le consapevole che ci sono dei meccanismi, cosa che non tutti ne sono così coscienti. E questo è il nostro traguardo che abbiamo raggiunto. Lei è consapevole di quando dice so che ho perso peso e ora inconsciamente, mio Dio, proverò a riprenderlo perché mi rilasso. E sa. Anche lei lo dice come lo sa. E quindi ha capito che è lì che lei deve porre l'attenzione. Infatti ci lavoriamo. E infatti ci stiamo lavorando. Perché molti dicono sì, vabbè, tanto ho perso peso. Dopodiché me la vedo solo. No, è lì la fase più importante. Vero Federica?
Ho visto. Adesso vediamo se questo settembre è quello buono. Perché vedi, già è la nostra sfida. Un anno dopo, la nostra sfida è che non abbiamo più queste oscillazioni così, o quantomeno nelle oscillazioni le riusciamo a gestire. Esatto, e non quindi, più come prima. Non più come prima, non abbiamo questi alti e bassi così importanti. Avete capito perché è importante il racconto di Federica quest'oggi? E perché non è a caso che l'ho scelta in questa settimana? Ho capito, dottoressa, ho capito. Io ci ho provato, ma... Non solo per Federica, perché è importante per tutti quelli che dicono no, vabbè, tanto ormai ho preso peso, mangio e ci penso dopo. No, è troppo tardi dopo. Chi ha scritto? Allora, c'è qualcuno? Ah, ok, non è vero. Nunzio, dobbiamo tirarti sul morale, mi sa. E continua a dire, a me non succede che si preoccupino che ho perso peso. Non è vero. È un punto di vista differente. Arriverà il momento in cui anche te diranno cosa ti è successo in cui tu hai perso peso. E tu direi, come? Dai, che aspettiamo, dopodiché prima o poi ve lo presento Nunzio che fa questi commenti, che così lo rendiamo evidente, così si tira sul suo umore. Ma poi dobbiamo farlo per noi stessi e non per gli altri. Brava. Quindi, adesso, abbiamo raccontato, Federica l'ha raccontato, la sua alimentazione è seriamente cambiata in tutto questo. Sì. Ha fatto un percorso importante, è cambiato l'approccio, è cambiato la scelta degli alimenti, è cambiato l'idea di, oh mio Dio, non vado più solo al supermercato a fare la spesa, ma riesco a farla anche in altri contesti. Anche in vacanza in hotel sto cercando di mantenermi, ovvio, non come a casa perché è difficile, però è fattibile. È fattibile. Sì. Quindi questo messaggio di serenità che ci dà Federica quest'oggi, di sicurezza, perché tranquillamente metto è fattibile. Allora, adesso sorge la domanda. Avete delle domande da fare a Federica nel frattempo? Ah, comunque, per quanto riguarda Cristina che ha indossato i pantaloncini, lo dico qui in diretta, voglio la foto col pantaloncino, Cristina. Visto, quasi ti convenivano scriverlo. Allora, quindi torniamo a noi. Eh sì, mi ha detto che non vede l'ora. Allora, io chiedo adesso, tra chi ci sarà nel gruppo, chi ha mai sentito una persona che dice non vedo l'ora di fare la visita dalla nutrizionista? Nessuno. Io ne ho tante, e quindi lo posso dire, la prima Cristina. Tu vai in giro, normalmente in questa stagione viene detto dalle mie colleghe, no, io non vado dalla nutrizionista perché rimando di un mese e mezzo, perché se vado, oh mio Dio, devo rimettersi in stessa. Invece c'è chi dice, non vedo l'ora di vedermi, e ce ne sono tanti, e ve le dimostrerò. Allora, quindi torniamo a noi. Federica, dai che Federica deve andare al mare. Ah. Tre mi servono, ma tre caratteristiche o tre... Dimmi tu, descrivimi il tuo percorso con tre parole. Il mio percorso con tre parole? Sì. Allora, diciamo così, è stato all'inizio burrascoso, perché alti e bassi. Poi è stato comunque per me un mettermi in gioco in questo percorso. Quindi una sfida con me stessa. Brava. E poi la terza, che è diciamo la parte in cui capiamo che tutto è fattibile, quindi, ma anche che non possiamo essere perfetti, quindi accettare quello che sono. Quindi i miei sgarri comunque, ma il fatto che poi posso rimettermi in pista mangiando bene. Quindi è stato un percorso sano. Il mio, nonostante tutto, Federica, ti sei messa la prima cosa, quella che abbiamo raccontato. Non è che io sono sempre, mi conosce, no, dottoressa? Che no, per me... questo ti sto dicendo, non è stato sano il tuo percorso, Federica. Diciamo, hai imparato il pesce, le verdure. Si è messa in... Io l'ho detto, non l'ho costretta io a mangiare le verdure, il pesce, è venuta lei da me. Quindi ecco perché il mettersi in gioco è quella, ho un problema, lo risolvo. Sì. Voglio perdere peso, mi trovo le verdure anche in montagna. Voglio... Sì.
voglio star bene e non avere più problemi digestivi, ho capito che dipende dalla mia alimentazione e risolvo il problema. Era quella la vera domanda iniziale di Federica. Ah, e non perdo neanche più tanti capelli. Brava. Eh sì, è vero che mi arriva stanca Federica, ma la stanchezza iniziale non l'abbiamo più quasi avuta. No, a parte l'ultima volta, ma ho risolto col Nutrimonium. Sì, lo dopo. Ma lì non era il problema del piano alimentare, è che lei stava studiando. Stava lavorando e quindi ci ha messo tutto quello che poteva metterci tutto insieme e nel frattempo seguiva il mio piano alimentare, quindi mi è arrivata un po' scarica, mettiamola qui, più la temperatura, e quindi lì seriamente le ho dovuto dare una esatto, sì, era di nuovo un periodo, è sempre uno dei momenti alti e bassi, però quelli ci sono, fanno parte del percorso che abbiamo fatto e che continuiamo a fare. E Federica è venuta sempre a raccontarvi le sue difficoltà. Sì. Ad ogni controllo veniva lì a dirmi, io ho fatto questo, io ho sgarrato, giuro, dottoressa. La mia prima cosa, dottoressa, ho sgarrato. Quindi... Entra da me dicendo, dottoressa, ho sgarrato, e quindi andiamo a vedere come va, le dico. Esatto. Poi vabbè, ci sono quelli... dei momenti che, nonostante ho sgarrato... andata bene, altri in cui comunque avevo ripreso il mio chiletto, però va bene così, l'importante è star bene con se stessi. Esattamente, e quella è la parte principale. Bravissima Federica. Quindi, diamo soddisfazione a questa ragazza che ha fatto un ottimo percorso, che dopodiché ha fatto tantissimi passi in avanti, altrimenti non sarebbe qui a raccontare la sua storia. No. E che ogni tanto mi dice, no, non ho fatto tanto, perché in fondo le ha fatte così naturalmente che non se ne è nemmeno esatto, reso conto. È quello. Sì. È quello che tu ti aspettavi di dover faticare di più, di avere maggiori difficoltà. Sì, probabilmente sì, perché appunto la mia paura iniziale era quella di iniziare questo percorso con i cibi, tutto lì. E quindi alle volte, essendoci riuscita, dico ma non è possibile che l'abbia fatto io. Eppure sì. Bravissima. Quindi in fondo, ma è cambiato il tuo rapporto con gli altri, Federica? È cambiato il caratterialmente, cambiando il tuo fisico? Poi io faccio il lavoro anche di presenza, quindi ne approfitto anche dei risultati che ho ottenuto e direi di sì. Mi fanno tutti i complimenti comunque. Non è che arrivano tutti a dirmi, ma come sei troppo magra? No, ovviamente no, c'è anche chi arriva che mi le uso quelle per motivarmi, come stai bene, non che prima fossi brutta, attenzione. Però essendo un po' più in carne, io riguardo le foto, le ho lì e vedo la differenza, infatti dico no, così non voglio tornare, voglio rimanere così. Allora mi sprono anche in questo senso a mangiare bene, che poi non è una dieta. Esattamente, però la parte principale, anche la sua sicurezza è cambiata, e la tua sicurezza è cambiata, Federica. Sì, molto. In quel senso, dicevo, sei cambiata caratterialmente. Quando è arrivata il fatto di mettersi in gioco, lei ha capito che riesce a fare più cose, ecco perché me ne incastra altre 50 durante l'arco della giornata. Sì, allora. L'energia è cambiata. Allora, concludiamo con l'ultima affermazione che dicono, infatti è importante sentirsi bene con se stessi, il punto nevralgico del percorso. Esatto, confermo. Confermo. Allora, io ringrazio Federica, la facciamo andare al mare, è in Sardegna, lo ricordiamo, quindi direttamente dalla sua vacanza, dalla settimana di vacanza ci sta raccontando la sua storia in diretta. Esatto. Quindi abbiamo visto anche le prove. Ho incastrato anche questo, dottoressa, tra una spiaggia e l'altra. Tra una spiaggia e l'altra ha raccontato pure il racconto, abbiamo le prove, c'era anche il compagno, quindi si vede che era in vacanza perché lui è andato al mare. E lo ringraziamo perché è stato lui una parte, un grosso aiuto del percorso anche. Sì, grosso, soprattutto con le verdure e con il pesce, quindi se non ci fosse lui intanto a tenermi, penso che perderei un po', però dai, ce la facciamo. Quindi, come vi lo dico sempre, dopo diventano i miei migliori alleati anche. Esatto, confermo. Allora, ciao Federica, grazie ciao, a tutti grazie per la partecipazione. Grazie a voi, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie, ciao, buon proseguimento, ciao. E buon bagno. Grazie, ciao, a presto, dottoressa. Ciao. Ciao.